Beh, quando Giacobbe parte, avete già visto, no, che lungo la strada viene rassicurato da Dio. Quindi questa è l'immagine che abbiamo nel capitolo 28, questa famosa visione che lo, potremmo dire, rassicura, visto che è stato scelto, è stato benedetto, ma la benedizione non è mai una grande garanzia. E anche la primogenitura non sembra una grande garanzia nella Bibbia. E del resto basta vedere Gesù Cristo e sapete che uno può essere eletto e primogenito ma finire male lo stesso. Quindi questo è il punto di partenza della parte che oggi dobbiamo, potremmo dire, valutare insieme. La sequenza che abbiamo qui è molto semplice perché rappresentano questi capitoli da 29 a 31 una sezione che ha una sua unità e l'unità è data dalla geografia. Arriva esattamente nella località in cui o dalla quale era partito Abramo. È vero che Abramo parte dalla Mesopotamia, altrettanto vero che poi la partenza avviene definitiva da Carran, dove si stanzia suo padre, la sua famiglia e i discendenti di suo padre. Al punto che già nel capitolo 24 Abramo manda a prendere per Isacco la moglie. E già nel capitolo 24 noi abbiamo l'apparizione di una figura che non è il massimo, che è Labano, che ritroviamo adesso. Sia Labano che sua sorella a quanto pare sono un po' dei furbacchioni, hanno un rapporto con la vita piuttosto, diciamo, libero, e qualche volta, perché sapete, è stata lei a ingannare il marito facendogli benedire il minore invece del maggiore. Ed è lei anche che ha convinto il marito a lasciar libero il minore per andare a cercarsi una moglie, inventando una scusa perché così il maggiore non glielo ammazzasse. Quindi, e però sappiamo che Labano, quando ha visto i cammelli carichi di mercanzie di Abramo, ha pensato bene che poteva anche regalargli la sorella, senza tante discussioni. Non ha fatto una grande trattativa, visto che tutta sta roba rimaneva poi a lui e alla sua famiglia. Quindi noi abbiamo già qualche idea, teniamo conto di questa dimensione. Del resto anche Giacobbe non si presenta come un bel personaggio. Giacobbe non è descritto in questi testi come una figura di modello. Guarda che se c'è un antenato di Israele che forse funge da modello, forse è Abramo. Però sapete che anche Abramo ha dei chiaroscuri, quando decide di vendere la moglie in Egitto non è che sia un comportamento proprio così, diciamo, elegante. Quindi è interessante, ripeto, le pagine che noi leggiamo non ci presentano, diciamo, una agiografia del passato o degli esempi di comportamento. Ci presentano situazioni di vita dentro le quali però è evidente come Dio porta avanti con queste persone. Non sempre sono queste persone, sono così consapevoli, però Dio porta avanti un suo progetto. Questo è, ma lo sappiamo questo, non tanto da quel che loro fanno, ma da come ogni tanto interviene il narratore e ci dà alcune linee per comprendere l'avvenimento. Tenete poi conto che alcune scelte fondamentali vengono fatte perché Dio interviene direttamente. Quando Giacobbe decide di andare, è Dio che gli dice che sarà con lui nel cammino. Ecco allora Betel, il sogno di Betel e così via.
Quando Giacobbe rientra, ultima parte di questi capitoli, è sempre Dio che gli dice che può tornare. E non dimenticate che poi nel capitolo 32 voi avete quell'incontro famoso nella notte con Dio. Di nuovo, uscendo e entrando nella terra, c'è un confronto diretto con Dio. Mentre i capitoli da 29 a 31, sì, si parla di Dio ogni tanto, ma tutto si gioca a livello interumano nelle relazioni. Prima tra Giacobbe e la famiglia del fratello di sua madre, che poi diventerà suo suocero. Poi una lunga parte è dedicata ai rapporti tra le due donne, le mogli. E guardate che anche qui Giacobbe ne combina una, perché se uno legge la legge, la Torah, il Levitico 18, versetto 18, dice di non sposare due sorelle, perché litigano tra loro. Lo dice, è interessante, non so se avete mai letto questo, ma la legge viene data dopo, ma è interessante perché Levitico proprio sottolinea questa dimensione, indicando che non è proprio così semplice la faccenda. Il Levitico, dicevo, 18, versetto 18, ci viene esattamente detto così: non prenderai sposa la sorella di tua moglie per non suscitare rivalità. Cioè, sembra quasi dire, tra due donne ci saranno comunque, ma tra due sorelle sono sicure, mentre tua moglie è in vita. Quando una è morta si può prendere anche la sorella, ma vedete, quindi la situazione è interessante perché avete esattamente quello che succede in questi testi. Cioè, sto cercando di darvi un quadro, se volete, un po' strano, ma secondo me, quando leggiamo questi racconti e io uso la parola racconti, ecco, bisogna essere consapevoli che tutto quello che troviamo qui è quello che ci riporta la tradizione, cioè sono racconti tradizionali. Qualcuno gioca sul discorso che c'è anche molto di folcloristico, no? Cioè di alcune cose che entrano, ma io sì, sono d'accordo che molti racconti di questo tipo sono tipici del folklore, però vedete, questi racconti sono stati poi messi, riuniti insieme da qualcuno che ha qualcosa da dirci. Cioè, il libro della Genesi ha una sua struttura, una sua definizione, e quindi noi non possiamo leggerli semplicemente come leggiamo i raccontini, così tanto per... Sono racconti che adesso dentro la trama intendono illustrarci alcuni aspetti. E si tratta di cogliere un poco anche i rapporti tra questi. Il primo racconto che avete ci riporta al capitolo 24. Perché nel capitolo 24 voi avete Abramo che cerca una moglie per suo figlio e dice al suo servo di andare a prenderla nel paese da cui lui è partito. Vai dai miei parenti, eccetera, eccetera. Il servo arriva a un pozzo. E arrivato a un pozzo dice: se ci sarà una donna che darà da bere ai miei dromedari e anche a me, quindi una donna piuttosto robusta, perché per dar da bere 10 dromedari bisogna tirare su tanta acqua, non dimenticatelo, cioè corrono anche queste cose, saprò che se lei mi dirà di sì, saprò che è quella scelta per il mio padrone, quindi così non devo star lì a cercare, cioè. E succede così. Rebecca fa esattamente questo: nel vedere questo uomo dà da bere agli animali, dà da bere a lui e poi avvisa il fratello, eccetera eccetera. Quindi un pozzo, arriva uno straniero, lo straniero incontra una donna e poi tutto culmina in un matrimonio. Ecco, quando noi arriviamo a Genesi 29 lo schema è ancora quello: c'è uno straniero, c'è un pozzo, arriva una donna e il matrimonio è duplice stavolta, ma comunque insomma. Ecco, guardate bene che la stessa scena la trovate nel capitolo 2 dell'Esodo. Quando Mosè fugge dall'Egitto, va a Madia e
sapete, là ci sono i pastori, e scaccia i pastori per far bere perché stavano maltrattando le figlie di Jetro, e poi sposa una delle figlie di Jetro. La scena al pozzo, quindi, è una scena abbastanza particolare, che ha a che fare con lo straniero, con l'incontro con donne e anche con il matrimonio. L'ultima scena non termina così, ma è quella di Gesù con la Samaritana. Ecco, tenete conto di queste particolarità. E anche là però si parla di mariti, quindi non ci si sposa, ma c'è comunque il tema che viene ripreso. Cosa di particolare? Perché la Bibbia ci ripete le scene, cioè, capito? Noi abbiamo delle scene ripetute, quindi quando noi arriviamo a un racconto di questo tipo, quelli che studiano i racconti li chiamano scena convenzionale. Convenzionale vuol dire che il lettore sa già grosso modo cosa lo può aspettare, d'accordo? Il pozzo, come diceva padre Alonso Schöckel, si vede che è un luogo di incontro e d'amore, insomma, ecco. Va bene? Ma al di là di queste cose, scena convenzionale, che è una parola utilizzata da chi studia i racconti per dire che si utilizzano degli scenari che hanno già una loro, inducono, potremmo dire, il lettore a cogliere alcuni aspetti. Però, come dicevo, attenti che la Bibbia non ripete mai, cioè ripete nel senso di riprendere, ma non è mai puramente una ripetizione. Che cosa succede qui? Guardate che Giacobbe arriva un pozzo nella campagna. C'era un pozzo, dice, nella campagna. E c'erano tre gregge di pecore accovacciate vicino ad esso, perché lì andavano per abbeverarsi, quindi cosa normale, niente di particolare. Però ci fa un'osservazione il narratore: sopra il pozzo c'era una grande pietra, quindi un bel coperchio pesante. Là si radunavano tutte le greggi. E quando le greggi erano radunate, allora i pastori rotolavano via la pietra, abbeveravano il gregge e poi rimettevano la pietra sul pozzo. Attenti che l'immagine è quella ovviamente di un pozzo in terra, non i pozzi, abbiamo tante volte noi quei pozzi con la carrucola, cioè arrivare in terra, ci mette. Qual è l'elemento importante da questo punto di vista? Perché ci vuole la pietra? Ecco, allora, perché un animale ci può anche cadere dentro. Ma c'è un altro motivo. E la prima cosa che ci dice il narratore è che questa era la prassi. Quando arrivavano i pastori, quando erano lì, si toglieva la pietra e la si rimetteva al suo posto. Giacobbe disse a quelle persone: di dove siete? Siamo di Haran. Conoscete Laban, figlio di Nacor? Sì, lo conosciamo. Sta bene? Sì, sta bene, risposero. Ecco Rachele, sua figlia, che viene con le pecore. Qui adesso c'è invece un dialogo fondamentale, perché lui è uno straniero e comincia subito a dare lezioni. Osservate bene, siamo ancora in pieno giorno, dice, non è tempo di radunare il bestiame, cioè, state qui, perché alla fine sta dicendo, voi a quest'ora siete già qui ad aspettare che cosa? Abbeverate il bestiame e poi andate a pascolare. Ma qui spiegano, è interessante, lui non sa le regole del paese, ma gli vengono dette, non possiamo, finché non siano radunate tutte le gregge. Allora si è soliti rotolare via la pietra dall'imboccatura del pozzo e far abbeverare le pecore. Vedete questo passaggio? Quindi c'è una regola in questo paese. Il pozzo, la gente non è lì perché non sa cosa fare.
non è ancora il momento di farlo perché non siamo qui tutti. Il pozzo è un luogo di socialità, è un bene comune, vedete l'elemento? E come tale va rispettato. Se ognuno andasse lì facendo quel che vuole, non rispetta il bene comune. Stava ancora parlando con loro quando giunse Rachele con le pecore di suo padre. Era una pastora o un pastore. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Laban, fratello di sua madre, le pecore di Laban, fratello di sua madre, Giacobbe si fece avanti, rotolò la pietra dall'imboccatura del pozzo, fece bere le pecore di Laban, fratello di sua madre. Osservate? A parte che di solito questa pietra veniva spostata da più persone, il che vuol dire che non era leggera. Giacobbe invece di colpo ha una forza eccessiva se riesce a spostarla da solo. Quindi fa un po' il bullo, primo elemento. Perché lo fa? C'è solo il testo che ha visto Rachele. Possiamo dire un colpo di fulmine? Dopo vedremo che c'è stato anche questo. Qui non ci dice niente, vedete? Vede Rachele, la prima cosa che fa, andato in un paese, qual è? Trasgredire una legge. La prima cosa che fa, perché non possiamo finché non siano radunate le pecore. Quindi lui va in un paese straniero, perché noi abbiamo tutto il problema dei nostri stranieri, no? La prima cosa che fa è trasgredire una legge. Vedete com'è? Perché, per carità, c'è di mezzo una bella donna, veniamo a sapere dopo, ma se vogliamo, capite, se volessimo trovare una giustificazione, ma qui il narratore ci dice solo vede Rachele e subito fa vedere che lui è capace di fare, e guardate bene che nessuno gli dice niente. Quindi non c'è un giudizio qui, non c'è, no, no. Rotolò la pietra dall'imboccatura del pozzo, fece bere le pecore di Laban, fratello di sua. Poi Giacobbe baciò Rachele. Seconda cosa. Guardate che siamo in Oriente, Questo bacio è una donna in pubblico ed è uno straniero. Le due azioni fondamentali che compie sono tutte inusuali e sorprendenti. Però ovviamente alza la voce, piange, raccontò a Rachele che era parente. Tenete presente che di per sé, è andato davanti una traduzione strana, io avrei tradotto fratello, d'accordo? Che era fratello di suo padre. È chiaro che noi possiamo tradurre parente, ma il termine in ebraico è sempre fratello, che indica una parentela stretta, d'accordo? In realtà è nipote, d'accordo? Disse che era fratello di suo padre e che quindi era figlio di Rebecca. Questa è l'affermazione di quello che lui dice. Vedete, è vero che Giacobbe ha trasgredito, è altrettanto vero che, sapete nel cantico, nei cantici cosa si dice? La donna dice, se tu fossi mio fratello, allora ti potrei baciare. Che pubblico, capite? Capite l'elemento? E lui dice... Sembrava una trasgressione, ma di fatto, capite l'elemento? Usa la parola fratello, dice che era fratello. Ora, poi lei va da suo padre a raccontare tutto. Quindi
non è stata lì subito, non è partita. Rachele è una ragazza molto morigerata, quindi non è andata subito ad avvertire il padre della situazione e così via. Quindi il primo impatto, il primo momento, diciamo, quando Giacobbe entra in questo paese che viene chiamato all'inizio paese, la terra degli orientali, dei figli dell'Oriente, e lui entra già in un certo senso creando un po' di scompiglio, cioè qualche situazione che non funziona. Da qui tenete conto che questo è la premessa, secondo me, di quello che poi succede lì dentro. Cioè, non è che questa scena è fondamentale, perché da un lato vi dicevo una scena convenzionale, però osservate come viene costruita sulla base di una trasgressione, due anzi. Lavan ovviamente va a verificare, torna indietro, viene e giustamente poi gli racconta tutte le sue vicende e lo riconosce. Gli dice: no, tu sei davvero mio osso e mia carne. Vi ricordo che questa parola sono parole di riconoscimento di parentela, le trovate già in Genesi 2, quando l'uomo ha a che fare con la moglie, la prima moglie. Osso delle mie ossa, carne della mia carne. Quindi questo ci dice chiaramente, anche ci potremmo dire, completa un po' il senso di quell'affermazione che troviamo in Genesi al capitolo 2, chiarisce ulteriormente. E perché anche là, se tenete presente, quando dice l'uomo, no, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, c'è di mezzo la parentela che viene superata. Il rapporto uomo-donna è un rapporto di parentela che supera quello parentale, cioè quello del padre e figlio, no? Perché si lascerà. Qui adesso di nuovo abbiamo il tema osso delle mie ossa, e tu sei il mio osso e mia carne. E si ferma con lui per un mese. Quindi Giacobbe, la scena culmina, ripeto, non, pur avendo trasgredito le regole, viene accolto. E questa è la cosa più, diciamo, significativa. Ci manca ancora un pezzo, perché vi dicevo, la scena convenzionale culmina in un matrimonio. Quindi adesso il racconto ci dovrà dire come si arriva al matrimonio. Allora, e qui comincia la furbizia di entrambe. Ti ricordo che nella prima parte il furbo si chiama Lavan, nella seconda invece Giacobbe comincia a imparare a vivere, cioè a ritornare a quello che era quando era a casa sua, insomma, e a imparare la lezione che gli ha detto sua madre. E Lavan propone a Giacobbe di lavorare per lui. Vedi che la proposta è una proposta di lavoro, dice, non è che puoi lavorare gratuitamente. Chi lavora gratuitamente è lo schiavo, capite? Quindi, gratuitamente nel senso che o il figlio, nel caso. Poi il figlio ha diritto all'eredità. Ma lui, non essendo né figlio né schiavo, giustamente gli dice un salario. Cioè, dimmi che cosa devo darti. E ovviamente adesso comincia la descrizione della famiglia. Lavan aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lea, la minore si chiamava Rachele. Attenti che i nomi delle due signore sono nomi di animali in queste lingue. Rachele è la capretta, almeno Rachel grosso modo corrisponde a un ovino, tipo la capretta. E Lea invece dovrebbe corrispondere al bovino, cioè alla mucca o roba del genere, ecco, per intenderci, ma sulla base ovviamente dei legami che noi abbiamo con le altre lingue, ovviamente, perché vedete che non vi danno i nomi qui, non vi fa l'etimologia, mentre di tutti i nomi dopo avremo l'etimologia, il racconto qui non ci fa l'etimologia dei nomi. E
Per l'unica cosa che fa invece il nostro narratore è che ci dice che sono un po' diverse. Lea aveva gli occhi smorti, così traducono in genere, comunque insomma era diciamo meno avvenente. Dice che è brutta e dice che non aveva la bene. L'altra invece era ovviamente bella di forme, di aspetto, quindi la Bibbia ogni tanto utilizza queste immagini, le troverete più avanti se andate quando descrive Davide o altri personaggi di questo tipo, no? Cioè sempre. E ovviamente Giacobbe non aveva ancora sentito dire quel che Dio aveva detto a Samuele: non guardare al suo aspetto, alla sua, perché io guardo il cuore. Giacobbe ha guardato, d'accordo? E Giacobbe dice il testo che amò, si innamorò di Rachele. Chiaro che in questo caso il verbo amare vuol dire che ha preso, cioè lui preferiva questa cosa. E quindi ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Vi faccio notare che non è poi qual è il motivo. Quando si entra in questi testi poi bisogna cogliere qual è la natura di queste cose. Allora, dopo vedremo che le figlie accusano il padre, però il matrimonio nell'antico Israele, e non soltanto nella Genesi, il matrimonio nell'antico Israele non era il risultato del fatto che un uomo e una donna erano d'accordo e si sposavano. Era un accordo tra famiglie. Quindi per il matrimonio erano le famiglie che dovevano stipulare un accordo. Ora, Giacobbe non ha dietro una famiglia, perché ha dovuto lasciare la famiglia. Perché era importante le famiglie? Perché? Perché la famiglia del marito, e il marito quindi, mettevano sul piatto il mohar, che è il prezzo, che noi chiameremo il prezzo nuziale, che andava a costituire un patrimonio. E la famiglia della sposa metteva la dote. E queste due, voleva dire, si costituiva quindi un patrimonio che normalmente, mentre il mohar veniva dato alla famiglia della sposa come risarcimento, perché davano colei che avrebbe dato dei figli, la dote invece rimaneva alla famiglia dei nubendi, e la dote era comunque qualche cosa che, se la moglie fosse stata ripudiata ingiustamente, si portava via, lo riportava a casa sua. Ora, qui lui, non potendo dare il mohar, cioè questo prezzo di nozze, che cosa fa? Si impegna a lavorare, e non pochi anni, 7 anni, cioè. Tenete conto che i numeri nella Bibbia, sapete, sono sempre da prendere con le pinze, però 7 anni sono sempre 7 anni, insomma, un bel pezzo di vita. Ma Laban risponde: non è che Laban sia entusiasta, meglio a te che a un altro. Cioè, a Laban va bene, perché dice: lavoro, non devo pagarlo. C'è questa figlia, ha risolto il problema. Osservate che poi qui comincia tutta la trafila del povero Giacobbe, perché servì Rachele 7 anni, che servì per Rachele 7 anni, e ai suoi occhi parvero come pochi giorni, per tanto l'amava. Osservate, l'amava così. Quindi è una cosa interessante. E, vedete, anche qui sarebbe interessante vedere che non tutti la pensano così, non tutti sono romantici. Se andate nel libro di Osea, Osea dice che Giacobbe per una donna
per una donna ha accettato di fare il guardiano del bestiame. Come dire, cioè, Osea quindi ha idee molto meno romantiche del Signore. E cioè, se noi leggiamo bene i testi, ci accorgiamo che su questo che sembrerebbe una cosa anche, se uno lo legge per come è scritto veramente bene, dice, tanto l'amava, non se n'è neanche accorto, l'ha fatto volentieri. Quanti anni aveva Giacobbe? Oh, 20, 21, cioè, forse meno, capite? Però a lui è andato bene di lavorare per suo suocero in questo modo, pur di avere questa ragazza. Solo che è finito il tempo, dammi la mia sposa, finito questo tempo, perché il mio tempo è compiuto, lascia che mi accosti a lei. Allora Laban radunò tutti gli uomini del posto, allestì un convito. È interessante, eh? Perché alla sera prese Lea, sua figlia, e la condusse da lui. Ed egli entrò da lei, cioè si unì a lei, perché poi, guardate che i verbi qui, questi verbi che trovate qui, sono è lo stesso verbo che viene usato in Genesi 2, quando Dio conduce la donna all'uomo, cioè che è il verbo dello sposalizio, capite? E ha una sorta di deviazione, perché spiega che quantomeno una dota gliel'ha data, gli ha dato una schiava. Vi ricordate che anche Sara aveva una schiava, Agar, no? Quindi, come diciamo, dote alla figlia viene data la schiava. Quindi lui dice no, però questo qui è puramente una sorta di deviazione per non dirci subito quel che è successo. Giacobbe si unisce a sua moglie e al mattino, ecco, perché l'ebraico è terribile, ecco, era Lea. Voi immaginatevi, uno si sveglia, dimmi tu cosa è successo. Vedete, se noi molti, ma io sono convinto che abbia un po' senso fare questo, molti collegano questa scena col capitolo 27. Perché la risposta di Labano è terribile, dice, che mi hai fatto? Non era forse per Rachele che sono stato al tuo servizio? Perché mi hai ingannato? Gli rispose Labano, non si usa così in questo nostro posto. In questo posto qui, nel nostro posto, non si usa così, dice. Cioè di dare la più piccola prima della primogenita. Vi ricordo che Giacobbe aveva rubato la primogenitura. Ma come l'aveva rubata? Sfruttando la cecità del padre. Come lo inganna il nostro suocero, il suocero lo inganna esattamente sfruttando il fatto che è notte e non può riconoscere la donna che gli entra in tenda velata. Quindi c'è una sorta di, chiamiamo dal punto di vista della narrazione, una sorta di momento pedagogico in cui si fa capire al furbo che c'è sempre qualcuno più furbo di lui. Cioè il gioco fondamentalmente è di questa natura, no? Lui con sua madre ha ingannato il padre, ma adesso qualcuno con la stessa modalità in fondo gli fa capire, guarda che se è per giocare di furbizia trovi sempre qualcuno più furbo. E questo mi sembra estremamente importante da tenere presente. Cioè, leggendo il racconto così come è compaginato, cioè, dà un po' questa impressione. Difatti lui dice, e l'altra cosa che gli dice, lui è entrato in un paese, la prima cosa che ha fatto, vi dicevo, trasgredendo le regole. Ma dice, ma qui non si fa così, in questo luogo non si fa così.
vedete, quasi a dirgli adesso comincia a rimetterti in ordine, cioè adesso mettiamo ordine alle cose, facciamo come si fa secondo le consuetudini. Ora, la più piccola non precede la primogenita, però dopo gli dice, vabbè, finisci la festa di nozze, poi ti darò Rachele e lavorerai altri 7 anni. Stavolta non dice che durarono poco tanto la mamma, quindi no, gli sembrarono pochi. Quindi anche a Rachele viene data una schiava, e però, e qui abbiamo la prima indicazione, versetto 30, si unì a Rachele, ma amò Rachele più di Lea, e poi servì Labano ancora per 7 anni. E vedete, questo è il primo elemento. Beh, sembra tutto risolto, ma non è risolto nulla, perché proprio questa frase che ci è appena stata detta, amò Rachele più di Lea, diventa la chiave per capire quel che succede poi. Se voi leggete l'inizio di Samuele, del libro di Samuele, qui avete la storia della madre di Samuele, che è pure sterile, che è la donna amata da Elcana, il quale ha dovuto prendere una moglie che gli desse figli, perché questa era sterile. E anche la avete, ovviamente, la moglie amata, e la moglie che dà i figli, la quale per vendicarsi se la prende con la moglie amata. Perché io do i figli a quello e quello non mi considera neanche, capite? Perché poi alla fine il gioco dentro una famiglia è di questa natura. Più avanti nel libro della Genesi voi vedrete che sempre per questo gioco di preferenze i fratelli litigheranno. Ricordatevi che la storia di Giuseppe nasce perché Giuseppe è il prediletto. Guarda caso, il racconto ci dice che Giuseppe era il figlio di Rachele. E quindi quello che ricordava a Giacobbe la madre amata. Vedete come questi elementi molto umani però diventano anche una chiave per capire tutta una serie di tensioni nel racconto, e che spiegano anche il perché le persone molte volte si scontrino. No, ci sono motivi grandi, ci sono motivi molto, molto, molto umani, che però sono molto belli, perché ci dicono com'è la vita e ci fanno vedere che dietro queste pagine sta veramente una dimensione di vita estremamente, anche una capacità di leggere quelle che sono le situazioni di vita, e che, per esempio, quelle che generano conflitti. Continua il racconto. E qui interviene un personaggio che non fa parte del racconto, ma che determina molte cose. Il Signore vide che Lea era trascurata. Quindi il Signore, tra l'altro è interessante perché dopo noi usiamo le parole, non so, penso che anche la vostra traduzione usi così, no? Non usi una parola, ma l'ebraico usa una parola molto pesante, che qualche volta noi traduciamo che era odiata. Cioè la parola sané vuol dire odiare, noi in certi passi la traduciamo odiare. E già ai miei tempi, mi ricordo quando studiavo, Alonso diceva attenti che usare questa parola così forte, cioè, perché molte volte nella Bibbia l'opposizione non è tra amare e odiare, ma tra amare di meno e amare di più, capite l'elemento? Però quindi va bene usare trascurata, però trascurato vuol dire che l'altro, insomma. E così aprì il grembo di Lea mentre Rachele festeggiava. Non so se provate a pensare come una frase come questa ci dice qualcosa di straordinario. Da che parte sta Dio?
Dio sta dalla parte di chi non è considerato degli uomini. Capite il passaggio? Cioè, se uno legge bene queste pagine, vede immediatamente che questa donna è odiata, cioè diceva è trascurata, né? Addirittura, perché poi, quando uno entra in questi racconti, dovrebbe anche tener conto che queste ragazze sono state messe nel letto di un uomo dal loro padre. Noi non sappiamo se Rachele fosse innamorata di Giacobbe, come non sappiamo se Lea fosse innamorata di Giacobbe, capite? Queste si sono trovate, due uomini si incontrano, quanto vuoi per tua figlia? 7 anni di lavoro, benissimo, tra l'altro 7 anni me la dai, punto. Capite? Non c'è nessuna... Noi non sappiamo cosa pensa. Guarda che lo troveremo, l'affermazione la troviamo soltanto alla fine, quando decidono di partire con Giacobbe. Cioè, capite? E già questo ci dice, voi immaginatevi una donna che è stata messa nel letto di un uomo, perché alla fine l'unica cosa che abbiamo fatto è metterla nel letto al posto di un altro. E che di colpo si trova a dire, come dire, che quell'uomo le fa capire che Dio vide che era trascurata. Vede la finezza di queste pagine? L'attenzione, perché ci mette subito, è l'unica frase, Lea poteva dire benissimo, Lea era feconda, Rachele era sterile. No, Dio aprì il grembo di Lea. Vedete la differenza? Perché a livello di esistenza, noi possiamo leggere questo racconto e dire Lea era feconda, come nel racconto di Samuele, Peninna era feconda, Anna era sterile. Dio aprì il suo grembo. Concepì, partorì un figlio, lo chiamò Ruben, e qui avete tutti i vari nomi, no? Che vengono identificati, no? E ovviamente la interpretazione, vi ricordo che tutte le interpretazioni che vengono date dei nomi fanno parte di etimologia popolare, quindi non necessariamente questo è il significato del nome. Appunto che Ruben, che viene tradotto, no? Viene interpretato il Signore ha visto la mia umiliazione, no? Questa è la è un'etimologia popolare. In realtà, anche leggendolo così, potrebbe dire: guardate, un figlio. Se io leggessi letteralmente la parola Ruben in ebraico. E allora lei dice, avendo figli, mio marito mi amerà. Ed è il riscatto, no? Sentirsi... Poi continua, e un altro figlio, e il Signore ha detto che ero trascurata e mi ha dato anche questo. E lo chiamò Simeone, cioè Simeone che vuol dire che Dio avrebbe esaudito, no? Ha ascoltato, se lo traduciamo almeno secondo l'etimologia che viene data qui, ovviamente nel testo. Infine, il terzo figlio si chiama Levi, e anche qui Levi potrebbe essere indicare aggiungere, secondo la etimologia popolare, ma potrebbe indicare anche mio marito si unirà a me, cioè si attaccherà a me. Questo secondo l'interpretazione che ne dà la Bibbia. E poi abbiamo Giuda, che contiene il vocabolo della lode di Dio, anche qui il verbo yada, che indica la lode di Dio, se è questa l'origine del nome, ovviamente. Poi nel capitolo 30 invece comincia il problema di Rachele, perché prima tutto si concentra su Lea, la madre
la madre, perché di fatto delle 10 tribù di Israele, sapete, Lea è la madre. Ma poi abbiamo Rachele. Rachele capisce che non è in grado di avere figli e allora diventa gelosa della sorella. No, è interessante perché il racconto che abbiamo qui ci mette in chiaro che la rivalità si fa forte. Da un lato Lea pensa di riscattarsi avendo figli, poi vedete, noi in quattro righe abbiamo risolto la nascita di quattro figli, tenete conto che passano gli anni, cioè. E quindi noi abbiamo in due righe la frase, ma immaginatevi che cosa porta dentro una persona in una situazione che si protrae per tanto tempo, perché dopo quattro figli sono già passati forse quasi quattro anni, forse di più, capite? O cinque, quella dice è qui. Allora Rachele diventa gelosa. Dammi dei figli se non muoio. Cioè, vuol dire, e Giacobbe si arrabbia con Rachele e dice: sono forse io al posto di Dio che ti ha impedito il frutto del ventre? E allora anche Rachele escogita l'espediente, se ricordate, di Sara, di prendere la serva, la schiava, e di usare quella come matrice. Sono pratiche molto strane, anche adesso sapete che le praticano, ma però insomma non... che leggere queste pagine ci dà una certa... secondo, se ricordo bene, anche il codice di Hammurabi prevede cose di questo tipo, quindi non era una cosa così, perché di fatto il figlio della schiava, essendo schiava, era della padrona, capite l'elemento? Anche la Bibbia prevede queste cose fondamentalmente. L'Esodo si dice che se un uomo diventa schiavo di un altro, lavora per 6 anni, se in quei 6 anni il padrone gli ha dato moglie, dopo quei 6 anni, quindi il 7° anno lui sarà libero, ma se ha avuto figli rimangono nella casa, perché la schiava era del padrone, vedete l'elemento? Quindi sono tutte leggi che molto antiche, arcaiche se vogliamo, ma che toccano un discorso, e anche qui vedete, per avere un figlio si utilizza una schiava, la quale non sarà più quindi la madre del figlio, ma il figlio è della padrona, vedete, quindi il figlio diventa della padrona e dice: no, ecco la mia serva, così che partorisca sulle mie ginocchia e possa avere anch'io dei figli. E Bila concepì e partorì un figlio e lo chiama, ovviamente, no, Dio mi ha reso giustizia, e usa la parola din in ebraico, il verbo vuol dire giudicare, quindi rendere giustizia, fare giustizia. Ovviamente poi c'è la nascita di Neftali o Naftali, e infine anche Lea decide di, insomma, io devo essere da meno, perché poi la rivalità va avanti, e anche lei fa così con la sua schiava Zilpa e nasce un figlio che lei chiama Gad. Gad in queste lingue, in ebraico, Gad nelle lingue in queste regioni è anche il nome di una divinità, è la divinità della fortuna. Anche nell'Islam, nell'Arabia preislamica, c'era una divinità con questo nome, che era la dea della fortuna, la divinità della fortuna. E così un altro figlio, no, che viene chiamato Asher. Asher è la radice della beatitudine, quindi della felicità.
Poi c'è la famosa scena, senza fermarmi troppo su queste questioni, perché vedete qui sono questioni molto particolari, molto semplici, c'è la famosa scena delle mandragore. Ruben dice, no, dammi un po' delle mandragore di tuo figlio, cioè Ruben ha portato dalla campagna le mandragore, che sapete, le mandragore sarebbero considerate un afrodisiaco, come un fecondatore, cioè più che l'afrodisiaco è legato più al discorso della gravidanza, cioè qualche cosa che rende feconda la donna. Motivo che è rimasto tale, anche se vedete c'è una commedia di Machiavelli, no, che si intitola Mandragora. E la cosa interessante però è che la parola ebraica per indicare le mandragore è il Dudaim, che ha la radice di Dod, che è la radice di Davide, ma che è anche la radice dell'amato del cantico. E allora per molto tempo questa parola è stata tradotta, veniva tradotta, le prime traduzioni italiane traducevano non mandragore ma i pomi d'amore, cioè per indicare, capite? Perché il termine ebraico contiene esattamente questa radice Dudaim, che è Dod, Dawid, eccetera, la radice ha dentro questo elemento di affezione, ecco, per intenderci. Però, perché le mandragore sono, io ci sento mai viste, ho visto solo le foto da qualche parte, quindi non è che conosca questo tipo di pianta, però ritornano non poche volte, ritornano, scusate, poche volte nella Bibbia, e ovviamente ritornano per esempio nel Cantico, esattamente, questo tipo di pianta. Ed è, ripeto, legata normalmente alla fecondità, all'amore e così via. Lei ovviamente vuole queste, ma Lea le dice: è poco che ti sia portata via mio marito. Attenti alla rivalità, perché Lea si sente la prima moglie, capite? Guardate che dal punto di vista legale è così. Cioè, non sto dicendo, anche perché lei non ha rubato niente a Rachele, è stato suo padre che l'ha messa nel letto, capite la differenza? Cioè non è una che abbia, non è lei come Giacobbe e sua madre che d'accordo rubano qualcosa a qualcuno, capite? Lei è una vittima della situazione. Poi dice, ti sembra poco, no? Ti sei portata via mio marito e adesso vuoi anche le mandragole di mio figlio. Ma Rachele disse, si corichi pure con te questa notte in cambio delle mandragole di mio figlio. Quindi gli cede il posto per una notte. E ovviamente Lea uscì incontro e gli disse al marito, è a me che devi accostarti, perché ti ho riservato con le mandragole di mio figlio. C'è un patto. E allora si coricò con lei, ti esaudì Lea, concepì e ci fu un quinto figlio che lei chiamò Issacar. Issacar ha dentro la radice Sacar, che è quella che abbiamo trovato quando Lavan gli ha detto qual è il salario che ti devo dare. O no? E lei dice no, Dio mi ha dato il mio salario, cioè mia. E poi abbiamo il sesto figlio, che si chiama Zebulon, che potrebbe essere legato al tema dell'onore. Zebul può significare anche onore dal punto di vista anche se le traduzioni in genere seguono la linea greca che rende questo vocabolo con preferire, ma in queste lingue Zebul può significare anche ciò che l'onore, perché in un ugaritico ma anche, indica, Baal-Zebul c'è anche nella Bibbia, ma Zebul indica il principe, l'onorato, colui che è a un livello. Poi c'è Dina. Dina
È una frase soltanto, di Dina si dice solo che nasce, punto. Non ci dà l'etimologia, non ci, perché lei non è uno dei progenitori, no? E tenete conto che poi ritroverete Dina nel capitolo 34 quando viene violentata da Sichem. Sono i due momenti in cui avete qui e nel momento della violenza di Sichem, al capitolo 34. Racconto non molto edificante. E Dio a quel punto qui si ricorda di nuovo. Guardate che bello. Lei ha rubato le mandragore alla sorella, ma perché partorisce? Non perché ha mangiato le mandragore, ma perché Dio si ricorda. Ed è il passaggio. Non c'è niente di magico. Dio si ricorda anche di Rachele. La esaudì e aprì il suo grembo. Quindi ha passato una lunga storia di umiliazione, ma Dio si ricorda anche di lei. Ed è interessante questo modo di fare di Dio. E l'ha fatta un po' aspettare. Detto nulla di magico, è Dio che le permette di avere figli. E da questo figlio si chiama Giuseppe, che fondamentalmente Yosef vuol dire aggiungere, unire, anche se prima usa il verbo asaf, che è radunare, da questo punto di vista. E a questo punto comincia la vicenda che porta al conflitto con Labano. Cioè, Giacobbe riflette e dice, starò mica sempre qui, visto che Dio... Guardate che bisogna ritornare alle pagine precedenti, quando Dio ha detto che l'avrebbe fatto ritornare nella terra. Quindi bisogna ritornare a quelle pagine in cui Dio aveva assicurato che la promessa fatta ad Abramo era davvero, e a Isacco era davvero in vigore. Quindi Giacobbe si ricorda che questa non è la sua patria. E lasciami partire, perché me ne vado dalle mie parti, nella mia terra. Forse sono passati anche quei 7 anni che lui doveva pagare. Rachele, se ricordate, no? 7 anni per Lia, 7 anni per Rachele. Adesso ci ha raccontato di tutti i figli, perché ha parlato di 6 figli e poi Dina, vedete? Se calcolate? Poi Dina, sono 7 figli, Rachele anche lei partorisce, quindi avremmo un ciclo chiuso. E allora Giacobbe, finito di pagare il suo debito, dice, io vorrei tornare. Ecco l'elemento importante. E dammi le mogli per cui ti ho servito, i miei bambini, perché me ne possa andare. Tu conosci il servizio con cui ti ho servito, cioè quello che ho fatto. E Laban... Qui non si capisce bene, perché il versetto 27 è un po' ellittico, no? Però inizia dicendo, se trovassi grazia ai tuoi occhi, se avessi trovato grazia ai tuoi occhi, potrebbe dire, potrebbe anche significare, no? E qui avete dopo un verbo che viene tradotto normalmente... Col significato di un verbo legato alla divinazione, che sarebbe come un oracolo o una rivelazione mi è fatto sapere, perché il verbo è nakash, che è un verbo che normalmente ha a che fare con, siccome c'è di mezzo il serpente, la radice è quella del serpente, sarebbe il verbo che serviva per fare la divinazione, gli oracoli e queste cose qui. Però oggi molti fanno derivare questo verbo non da
da questa forma, ma lo collegano a un verbo accadico, che significa invece arricchire, che vorrebbe dire che io mi sono arricchito, il Signore mi ha benedetto a motivo di te. Nella traduzione invece diversa sarebbe: Signore mi ha fatto conoscere, no, per divinazione, che mi ha benedetto a motivo di te. Capite l'elemento diverso da questo punto di vista? L'importante è tener conto che la frase così com'è nel testo è proprio un po' ellittica e crea problemi. E comunque alla fine Lavano non vuole lasciarlo partire, perché dice: questo uomo è prezioso. E allora gli dice: fissami il tuo salario e te lo darò. E ovviamente Giacobbe qui si comporta bene, nel senso che fa una bella furbata che non poteva sospettare il suo suocero. Qui Giacobbe si dimostra un pastore serio, capace di gestire il gregge, di sviluppare quel che serve, e come al solito siamo in Oriente, dice: non devi darmi niente. Quando voi fate una trattativa in Oriente, non dimenticatelo, andate a qualsiasi commerciante: no, costa niente, guarda, poi dopo ti trovi, capite? Ecco. Cosa fa? Perché senza leggere tutto questo pezzo, ecco, vi ricordo che la trattativa è molto semplice. Lavano gli dice: dimmi tu cosa vuoi che ti dia perché tu rimanga qui. E qui Giacobbe inventa un espediente. Ecco, vi ricordo che ovviamente si tratta di vedere come sono gli animali da quelle parti, d'accordo? Le pecore, gli agnelli sono normalmente sul bianco, e le capre sono normalmente scure, nere. Ora osservate cosa dice: no, io non voglio niente, voglio solo tutti i capi oscuri tra gli agnelli, che non è una cosa normale, quindi le cose strane, e quelle pezzate e maculate tra le capre, quindi variopinte, non nere, che sono. E dopo, ovviamente, che cosa fa allora? La prima cosa che fa Labano è prendere tutti gli animali che sono così, che non sono molti, ma li affida ai suoi figli, in modo che non possano essere riprodotti da Giacobbe. E a Giacobbe affida tutti quelli normali, gli agnelli bianchi, eccetera, e le capre nere. Ma il racconto ci dice che Giacobbe trova il modo, e qui tenete conto, è un racconto, non so se lui aveva studiato genetica o cose del genere, però lui trova il modo di fare esattamente, no? Perché dice, no? Giacobbe prese dei rami freschi di pioppo, di mandorlo, di platano, li scorticò facendovi delle sbucciature bianche, mettendoci allo scoperto il bianco dei rami. Poi collocò i rami che aveva scorticato nei trogoli, negli avveratoi d'acqua dove le gregge andavano a bere, proprio di fronte alle gregge. Quando venivano a bere entravano in calore. Così le gregge entravano in calore vicino a quei rami, le gregge figliavano capi striati, maculati e pezzati. Quanto agli agnelli, Giacobbe li separò, voltò le teste delle gregge verso i capi striati, verso i capi scuri, e gli si costituì così dei branchi per conto proprio, e non li mise nelle gregge di Laban. Ora, ogni qualvolta entravano in calore le gregge robuste, Giacobbe metteva dei trogoli, nei trogoli coi rami sotto gli occhi delle gregge, perché entrassero in calore vicino ai rami, gregge robuste. Quando invece le gregge erano deboli, non li metteva, così i capi deboli erano di Laban e quelli robusti di Giacobbe. Cioè, il gioco è molto spudorato, però vi ricordo che la scelta di Giacobbe agli occhi di Laban era una scelta perdente, perché normalmente non è quello che succede. Allora il narratore ci dice: ma come ha fatto a riuscire? Giacobbe
altro che mica aspettato i genetisti di adesso, tutto prima, cioè sapeva già, ecco, non, io non lo so, se qualcuno ha qualche esperienza conosce bene, se vuole andare a far verificare, però infatti qui siamo nell'ordine dei racconti ben fatti, non è che guardando un colore uno poi, non lo so, altrimenti potrebbe succedere anche a una donna che ha un figlio che si guarda una cosa strana. È vero che una volta dicevano che le voglie potevano nascere anche da queste cose, ma c'è da capite, c'è al di là delle cose popolari, capite? Qui siamo in un racconto in cui ci fa vedere, vedete, di nuovo entriamo in quella logica in cui i rapporti tra le persone sono rapporti che non sono del tutto rispettosi l'uno dell'altro, nel senso che chi prevale è il più furbo. E quindi ogni tanto emerge questa dimensione. È stato così per Giacobbe con suo fratello, è stato così con Labano per le figlie, e adesso avviene lo stesso per l'esito del rapporto tra i due. Quindi le condizioni sono di questa natura. E poi ovviamente quest'uomo si accrebbe straordinariamente, possedette greggi in gran quantità, oltre schiave, schiavi, cammelli, asini. Ma Giacobbe venne a sentire le parole dei figli di Laban, che dicevano: Giacobbe si è preso tutto quanto era di nostro padre, e con quanto era di nostro padre si è fatto tutta questa ricchezza. Quindi i figli di Labano non sono proprio dalla parte di lui, anche perché giustamente vedono che mentre lui accresce il suo patrimonio, il loro patrimonio invece non è granché dopo che si è fatto questa scelta. E anche il volto di Laban dice che non era più come prima nei suoi confronti. E qui adesso assistiamo invece a un nuovo intervento fondamentale, che è quello che vi dicevo. Giacobbe va a Carran perché Dio gli dice che lo va con lui, ma adesso Giacobbe torna perché Dio gli dice di tornare. Quindi all'origine di questo movimento c'è la voglia di Giacobbe, che aveva già espresso a suo suocero. Però quando il suo suocero gli promette di, vedete, avere una sua, un suo patrimonio, di avere, lui dice, beh, si può anche star qui, capito? Perché non ha insistito lui con il suo suocero perché lo lasciasse partire. Quando il suo suocero gli ha detto ti do un patrimonio, cioè ti do la possibilità di farti un patrimonio, lui è rimasto. Quindi in un certo senso, dimenticandosi quasi che c'era la sua terra, la terra che Dio ha promesso, ecco, Dio invece a quanto pare non dimentica facilmente. Ecco allora che ritorniamo in una logica completamente diversa. Mentre prima la logica era quella dei rapporti interumani, adesso Giacobbe deve entrare in un'altra logica, che vedrete completata nel capitolo 32 con suo fratello. Ci sarà l'incontro con Dio al fiume Yabok e quando ci sarà l'incontro con Esau. Cioè, qual è la logica? Che adesso Giacobbe non fa più semplicemente quello che vuole, adesso deve imparare a corrispondere a quel che vuole Dio. Perché Dio interviene nella sua vita, al versetto 13 del capitolo 31, Dio disse a Giacobbe, torna nella terra dei tuoi padri. Guarda che la terra dei tuoi padri non è la terra dei tuoi padri, è la terra che io ho promesso ai tuoi padri, se siamo logici, perché nessuno di loro era proprietario della terra. Abramo non era proprietario, Isacco non era proprietario, era la terra che Dio ha promesso ai suoi padri. Quindi vuol dire andare in un posto come Abramo, come Isacco, in cui lui è comunque precario.
al punto che poi, tornato nella terra, dovrà scendere in Egitto, vedete? Torna nella terra dei tuoi padri e alla tua parentela io sarò con te. Ed è l'assicurazione divina che è sempre l'elemento fondamentale. Io sarò con te, e normalmente l'affermazione che Dio fa a coloro che hanno una missione, pensate ad Abramo, a Mosè, Geremia, io sarò con te. E poi manda a chiamare le sue mogli e spiega il suo proposito. E spiega tutto quello che è avvenuto. Guarda che adesso abbiamo di nuovo raccontato quello che abbiamo già imparato. Cioè, nel discorso alle mogli, lui racconta il senso della sua vicenda, cioè ci racconta gli avvenimenti secondo la sua ottica, vedete? Quindi di nuovo abbiamo il racconto, perché dice: vedo che il vostro padre non è più come prima verso di me, ma il Dio di mio padre è stato con me. Ho servito vostro padre, ma vostro padre mi era girato, ha cambiato una decina di volte il mio salario, cose che noi abbiamo sentito, d'accordo? Ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Se diceva i capi immacolati siano il tuo salario, il gregge figliava capi immacolati. Se diceva i capi striati, capite? Cioè, sembra quasi dire che l'accordo preso è stato continuamente, mentre prima il racconto ci diceva che aveva funzionato dal punto di vista del vantaggio. Poi, una volta, quando il gregge entrava in calore, alza gli occhi ed ecco in sogno vidi gli arieti che montavano le pecore, erano striati, immacolati e pezzati. L'angelo di Dio mi disse nel sogno: Giacobbe, io risposi, eccomi, alza gli occhi e guarda, tutti gli arieti che montano le pecore sono striati, immacolati e pezzati, perché ho visto quello che là avanti fa. Quindi qui, tenete presente, Giacobbe attribuisce il suo successo non alla sua abilità, ma all'azione di Dio, al fatto che Dio era con lui. Vedete la differenza? Mentre il racconto diceva: no, Giacobbe è un abile pastore che sa far, qui dice: è Dio. Vero, non vero, tra parentesi, capite? Ha ragione il narratore o Giacobbe, che deve convincere le mogli, perché Giacobbe sta convincendo le mogli che Dio è con lui, capite? Io sono il Dio di Betel, cui tu ungesti una stella, in cui tu mi facesti un voto, alzati, esci da questa terra e torna alla terra della tua parentela. Cioè, Giacobbe vuole mostrare alle sue donne che la sua iniziativa, quello che lui fa, quello che è avvenuto, il suo successo, dipende dal fatto che c'è con lui questo Dio. Questo è il dato fondamentale. E le mogli cosa fanno? La risposta delle mogli è quella che vi ho già anticipato molte volte: abbiamo forse ancora una parte, un'eredità nella casa di nostro padre. Non ci ha forse considerate come delle straniere dal momento che ci ha venduto e si è pure divorato il nostro denaro? Beh, come vi dicevo, ci sarebbe una dote che il padre non ha mai dato, capite? In più, quello che ha pagato Giacobbe, non ha pagato niente, però c'è tutto il suo lavoro e non è arrivato alla loro famiglia, capite? Quei 14 anni di lavoro. E poi dice: ci ha venduto e si è pure divorato il nostro denaro. Sì, tutta la ricchezza che Dio ha sottratto a nostro padre è nostra e dei nostri figli. Fa pure quanto Dio ti ha detto. Quindi le mogli qui smettono la loro rivalità e sono disposte a seguire quest'uomo che ha ricevuto un ordine, ripeto ancora, ha ricevuto un ordine da Dio. E allora decidono di partire, se ne vanno verso ovviamente il paese di Cana e Rachele ruba, tenetelo presente, versetto 19,
Lavano era andato a tosare il gregge e Rachele rubò i terafim di suo padre. E terafim è normalmente tradotto con idoli. E non sappiamo però esattamente cosa fossero. Questi oggetti si ritrovano ancora, almeno nella Bibbia vengono menzionati un 14-15 volte. Una delle scene più interessanti è quando Michal, moglie di Davide, usa questi per far finta che Davide sia ancora a letto, quando arrivano per prenderlo quelli mandati da suo padre. Ma non è... viene tradotto, ripeto, molte volte con idoli, ma non è così chiaro che cosa siano. Probabilmente hanno a che fare con il culto familiare, ma non sappiamo né come fossero, quale grandezza avessero. Se uno legge bene alcune cose, per esempio quelle di Michal, potrebbero essere comunque delle immagini di qualcosa, e quindi forse ricordare gli antenati, capite? Da qui gli idoli, molti traducono, no? Gli idoli familiari, che sarebbero una sorta di simulacro degli antenati. Ma comunque lei li ruba e Giacobbe se ne parte senza avvisare, cioè lascia il paese senza avvisare, e solo ovviamente il terzo giorno Labano viene a sapere che cosa è avvenuto, e quando poi viene a saperlo ovviamente c'è tutta la seguimento, ma ancora una volta c'è un intervento molto importante, perché nel versetto 24 ci viene detto che Dio andò da Labano l'arameo in un sogno notturno e gli disse: bada bene di non dir nulla a Giacobbe, né in bene né in male. Cioè quello che sta facendo Giacobbe è quello che voglio io, questo è chiaramente l'affermazione. Però dopo vediamo che non è proprio così Labano, non è proprio così obbediente. Però va da Giacobbe e all'inizio ovviamente si esprime giustamente come gli ha detto Dio di evitarlo, no? Perché Dio gli ha detto: no, guardati dal dire a Giacobbe nemmeno in male qualcosa. E però Labano non può dirgli niente perché ha preso moglie, figli, beni, perché a parte che tutto questo era suo, perché non ha preso beni di Labano, se non le figlie, ma i figli erano ormai, avendo lui lavorato, e la sua famiglia. Ma la finale dice: no, perché hai rubato i miei terafim? Capite? Che poi è interessante perché dice i miei dei, quindi perché hai rubato queste realtà? E Giacobbe dice che si è comportato così, in questa maniera, diciamo da furbo, se n'è andato via perché temeva la sua reazione, temeva che lui non gli avrebbe impedito di partire come era stato l'altra volta, no? Che aveva insistito perché rimanesse. Ma c'è qualcosa di più qui, dice: Giacobbe non sa, quindi l'altro lo accusa e Giacobbe dice che non c'è né nulla di Labano presso di lui. Giacobbe non sapeva che li aveva rubati Rachele. E poi scopriamo che Rachele, anche lei, a quanto pare, insomma, non è proprio così mite,
è buona perché si è appropriata degli idoli di suo padre, sembrerebbe, l'abbia fatto. Qual è il motivo per cui l'ha fatto? Devozione, umiliare, capite? Cioè, il racconto non ci dice perché Rachele abbia fatto questa scena, semplicemente ha fatto qualcosa che non doveva fare, perché comunque fanno parte probabilmente dell'identità della famiglia. E forse anche questa è la motivazione, no? Lei va via dal suo paese, va via dalla sua terra, va certo con un uomo che l'ama, però si porta via in un certo senso qualche cosa che dal punto di vista affettivo le era molto caro, anche se erano legati al suo padre. Ma qui adesso c'è il racconto che lei ovviamente deve trovare un modo per evitare che suo padre trovi. Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi, cioè aveva preso questi terafim e li aveva messi nel basto del cammello, poi vi si era seduta sopra, stavano andando stando per la tenda, non trovo nulla. E la disse al padre: non sia dire il mio signore se non posso alzarmi davanti a te, per quei soliti ricorsi dei peccati, quello che avviene alle donne regolarmente. Così Laban ispezionò, non mantrovò gli idoli. Allora Giacobbe si adirò e disse a Laban: qual è la mia trasgressione? Qual è il mio peccato perché tu mi abbia dato la caccia? Hai tastato in tutte le mie cose? Che hai trovato di tutte le cose della tua casa? Mettilo qua. Davanti ai compagni miei e ai compagni tuoi, siano essi a sentenziare tra noi due. Sono stato con te per 20 anni, le tue pecore e le tue capre non sono rimaste senza nati, mai ho mangiato arieti del tuo gregge, eccetera. C'è tutta l'autodifesa di questo. E qui avete questo lungo processo, questa potremmo dire arringa di Giacobbe. E al versetto 41 dice: per questi 20 anni me ne sono stato in casa tua, ti ho servito 14 anni per le tue figlie, 6 anni per il tuo gregge, e tu hai cambiato il mio salario 10 volte. Quindi un padrone un po' strano, insomma. Se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo, il terrore di Isacco, non fosse stato con me, ora tu mi avresti mandato via a mani vuote. Qui avete alcuni dei pochi testi che utilizzano questo termine, terrore di Isacco, sono un testo o due, e anche qui si tratta di una terminologia che è talmente rara, di cui non è così facile capire l'origine esatta. Potrebbe essere anche il Dio che Isacco teme, come traduce il Targum. Potrebbe anche essere, come pensa qualcuno, perché altri Targum traducono il forte di Isacco, colui che diciamo rende forte, che combatte le battaglie a nome di Isacco. Comunque, se non fosse stato con me, mi avresti mandato via a mani vuote, ma Dio ha visto la mia afflizione, la fatica delle mie mani, e così ha sentenziato. Ed ancora una volta, Dio sta dalla parte del debole. Vedete questo passaggio? E Giacobbe glielo dice: tu avevi il coltello dalla parte del manico, ma Dio ha scelto me, il debole. Dio ha sentenziato, no? Dice da questo punto di vista. E allora Laban ripose da Giacobbe: queste figlie sono figlie mie, questi figli sono figli miei, questo gregge è il gregge mio e tutto quello che vedi è mio. Che potrei fare oggi a queste figlie mie e ai loro figli che esse hanno partorito? Stringiamo un'alleanza, io e te, che sia testimonio tra te e me. E allora qui avete la stessa scena che abbiamo nel capitolo 28. Anche là viene eretta una stera, no? Una mazzevà. Là, sapete, se ricordate, viene unta questa stele e diventa un luogo sacro. Giacobbe dice ai compagni: raccogliete delle pietre, ne fecero un mucchio, mangiarono là su quel mucchio. Vedete, la stele, il cibo,
E questo luogo diventa la testimonianza dell'alleanza tra la casa di Labano e la casa di Giacobbe. Sono gli aramei e siamo al confine di una terra. Poi Laban che lo chiamò Yegarsa Duta, che è il termine esattamente aramaico, quindi queste parole in aramaico, che significano fondamentalmente mucchio della testimonianza, che è esattamente corrispondente al nome ebraico Gal Ed. Gal indica il mucchio, Ed è il testimone o la testimonianza. E l'altro nome che viene dato è Mitzvah, che è la vedetta, cioè l'osservatorio, insomma. E ovviamente l'alleanza però è interessante, dice: il Signore sia di vedetta tra te e me, quando non potremo più vederci l'un l'altro. Se tu maltratterai le mie figlie, o se prenderai altre mogli oltre le mie figlie, non un uomo sarà con noi, ma Dio sarà testimone tra me e te. Quindi l'alleanza è un patto sacro, o quantomeno un patto sancito sotto gli occhi di Dio. E in genere le clausole dell'alleanza venivano depositate nel Tempio o su una stele, come in questo caso, o su una tavoletta, o più avanti ci sarà ovviamente uno scritto su pergamena o su altro, ma in realtà che è un po' quello che succede con l'alleanza al Sinai, quando avete gli animali, le tavole vengono messe nell'arca, e l'arca dove rimane? Al centro del luogo di culto, no? Cioè la presenza di Dio, dove ci sono appunto queste. Quindi questo mucchio è un testimone, la stella è un testimonio che io non oltrepasserò questo mucchio dalla tua parte, e tu non oltrepasserai questo mucchio, questa stella dalla mia parte. Il Dio di Abramo, il Dio di Nacor, perché vi ricordate che Nacor è figlio di Tera ed è il padre appunto di Labano e Rebecca. Gli dèi dei loro padri siano giudici tra noi. Giacobbe giurò per il terrore di suo padre Isacco, ovviamente. Vedete? Labano giura per i suoi antenati, lui giura per attraverso il suo antenato. E poi ci sarà un sacrificio, e mangiarono cibo, passarono una notte sulla montagna, e poi c'è il congedo. Quindi questo è un po' questo lungo racconto che abbiamo insieme visitato. Avete visto come nel racconto tutte queste, potremmo dire, situazioni umane, estremamente umane, da quelle economiche a quelle affettive, a quelle, diciamo, le passioni, i sentimenti, le aspettative, trovano però dentro questo filone questo continuo riferimento a Dio che prende posizione. Ed è singolare che l'ultima scena culmini in una intesa. Ma vi ricordo che entrambi i protagonisti hanno ricevuto una parola di Dio. L'intesa nasce perché sia Giacobbe che Labano corrispondono alla volontà di Dio. Quando Dio dirà al faraone di lasciar partire il popolo, il faraone non sente ragione. Qui Labano, pur essendo presentato sotto molti aspetti non proprio così positivo, nel momento in cui Dio gli parla, corrisponde. E questo a che cosa porta? Nel momento in cui si ascolta Dio, non dimenticatelo, anche le controversie umane trovano una loro ricomposizione, che in realtà i due rimangono non proprio amicissimi, trovano il modo di evitare il conflitto, e questo è l'elemento fondamentale.
dal superamento del conflitto diventa un cammino verso la costruzione di rapporti completamente diversi. Si passa dal rispetto e alla fine si può arrivare anche all'incontro. Penso di dovermi fermare. Grazie.